io dico, boh, se male non c'è. Ok, ora vi faccio vedere, buongiorno, che vado a muovere piano piano il guinzaglio e lei scatta. È scattata quando ha sentito il rumorino. Portala a mamma. Prendi il guinzaglio, prendi. Prendi il guinzaglio, vai, portala a mamma, prendilo. Prendilo, vai. Vai, prendi il guinzaglio, prendi. Sei pronta? Abbiamo messo il pessidino, il guinzaglietto e andiamo. Allora, adesso vi saluto. Cioè, vi saluto per questo nuovo inizio. Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovissimo giorno. Sono le 8:10, ma sono sveglia. A voi ho fatto vedere che erano le 6 e qualcosa, ma in realtà sono sveglia dalle 5:30 più o meno. Non lo so, ragazzi, mi sono svegliata e basta. Non so che dirvi. Allora, ma faccio un salto al mercato. E poi vediamo, vorrei andare un attimo al Lidl. Ma vediamo un po' per vedere se trovo ancora qualche giochino. Volevo prendere qualcosa per Giulia e per Alfonso, i nostri nipotini. Non lo so, ma secondo me oggi è sabato, la promozione è iniziata lunedì. Credo di proprio trovare zero. Vabbè, vado a fare un salto così. Andiamo. Anche se ti dico la verità, da una parte mi scoccia pure andare al mercato. Ah, bella, volta mia. Poi vediamo un po', già? Facciamo un giretto. Ma vedo pure qualche promozione che ci sta al Lidl. Già? Bisognini fatti, andiamo a prendere la macchina. Allora, ho pensato, vado prima al mercato, perché stavo vedendo un po' il volantino. E ho visto, cioè, le patate in offerta lì da 1,5 kg, 2,50 euro. Io al mercato le pago 1 euro al chilo. Capì? E quindi preferisco andare al mercato. Mi prendo, non prendo tanta roba perché, ragazzi, sennò mi si marcisce, mi si infrascica. Voglio prendere banane, qualche mandarino, queste cose così. Altro giro, altra corsa, andiamo. Sei felice? È felice.
Raga, anche al bagno bisogna andare con stile, no? Non scherziamo. È carina però. Vabbè, io non la devo prendere, però è veramente molto carina. Raga, stanotte Babbo Natale si è preso la lettera. Oddio, che emozione. Madonna, fatti che arrivo c'è mamma. Evviva. Allora, ora vi faccio vedere un attimo la spesa che ho fatto al mercato. Patate, cipolle, aglio, mandarini, carote, banane, pomodorini e giusto 3 zucchine. E stop. Ma le zucchine che ci stanno dentro? Le zucchine, mamma, che c'è da stare? Ciao, Cri. Adesso qui ci vuole un bel coffee per me, eh? Ciao, fatti che tutti i carolini, mamma. Angela mia, un pezzettino. Ah, quella là che si è rotta. Vedi questa. No, no, questa. Che le ci piace? Vai nella cuccia, nella cuccia! La donna delle nevi, eccola qua. Ragazzi, scendendo un attimo. Fa proprio freddo oggi, figuratevi, c'era l'evento. Oh, un uccellino! C'era l'evento in villa comunale e l'hanno rimandato perché veramente tira vento, ma non è che l'hanno rimandato. Ma così mi sembra proprio presente. Ecco. Uppela. Scusate, ma io lo rimetto perché. Ma c'è abbastanza freddo. Ma devo dire che nonostante questa felpa questa tuta della Givova è felpata. Ma non so bene. Fai freschetto. Oh, freddo, passa. Di ritorno, cioè figuratevi, ho fatto pure il pensiero, vabbè, a parte che hanno annullato la giornata in villa, perché c'era questo pomeriggio in villa, dove appunto c'erano i gonfiabili, comunque è stata rimandata, fortunatamente raga, perché fa un freddo, ma a parte il freddo tira il vento fortissimo, e quindi fortunatamente è stata rimandata. Io poi ho fatto il pensiero, ho detto, sai, ma stasera non sai che facciamo, visto che non usciamo da parecchio, ci andiamo a mangiare una pizza, un panino. Ho trovato una pizzeria stesso qua vicino al paese dove vado a messa. Marui, amma sta casa. Dove vogliamo andare, raga? Dobbiamo stare a casa. Ma quello fa un freddo. Io ho la tuta felpata, entra il vento dentro. Cioè, ma scherziamo. Comunque, mo deve venire zia perché volevamo andare insieme in villa a portare i bambini, no? E gli ho detto che è stato rimandato, ho detto zia vieni a casa, ci prendiamo qui un caffè. E quindi mo viene lei. E ancora non è venuta però. No, no raga, fa proprio gelo. Oh gelo, gelo, gelo. Vabbè. Raga, comunque stavolta io ne ho approfittato. Che ho fatto? Mi sono pulita tutta la doccia con lo smack. Non è quello là con la spugnetta. Ho pulito tutto. Ma mi sono andata a spruzzare questo qua, il Dual Power, il cura doccia, effetto antigoccia. E così in settimana prendo e gli vado a dare una passata veloce e sto a posto. Altrimenti devo fare in settimana con i panni, i ciabatti, i pantofoli, i calzini, entra dentro. Invece così già so bagnata e tutto. Quindi mo vado ad asciugare. Sistemo pure tutti quei bagnoschiuma e ho fatto. Tanto la pizza arriva alle 8:30, sono più o meno le 7. Raga, cioè guardate là, veramente lucidissima. Vabbè, mi ho fatto una passata pure fuori. Però aspetta, ma vi faccio vedere pure dentro. Aspetta. Allora, eccola qua. Anche questo, guarda com'è bello lucido. E ho passato lo smack, gel bagno e poi quel prodotto là, il cura doccia. Questo è l'interno, quello se ci sono macchie di calcare si vedono, ma pure che è buio, fa niente, comunque vedi c'ho la luce accesa, raga è lucidissima, si vede fuori, si vede, vedi, ti metto da vicino, calcare non ce n'è, veramente super soddisfatte, che lo dovevo fare sto lavoro, ne ho approfittato
Bella lucida, lucida, come mi piace. Come si dice qua, mi ceo, bella, mo, mi piace. Bella, veramente lucida, lucida, raga. Comunque, mo che metto pigiama, mi vado a mettere il pigiama. E poi niente, insomma, aspettiamo le 8:30 che arriva questa benedetta pizza. C'ho questo contenitore qua, ci ho messo una volta detersivo. Poi detersivo, niente, non mi piaceva più, l'ho lasciato vuoto. Poi dopo un po' ho messo i biscotti, l'ho tolti. Ma era vuoto qua in bagno, infatti è vuoto, non ci sta niente. Ci volevo mettere qualche detersivo o qualcosa, ma non c'ho niente da metterci. E quindi ho pensato di metterci all'interno le patate. Quelle patate che ho preso stamattina al mercato, me le metto qua dentro. Allora, in faccia io sto mettendo questo e lo piano piano lo sto consumando. L'ho preso all'MD, siero di giovinezza. Questo qua è acido ialuronico e veleno di api. E niente, lo metto, ma va bene così. Lo pagai 5 euro. Povera Sacci, chiama tua moglie. Ma non c'ho WhatsApp, la foto. Basta, finito. Finita la mia skincare. Posso freddo? Brucia il labbro.